Siamo qui con Marco Bardoscia, un contrabbassista molto conosciuto sia in Puglia che all'estero. Tu sei appena tornato da un'esibizione in Marocco. Sì, esatto. Abbiamo fatto questo concerto con un trombettista campano, si chiama Luca Quino. E niente, è stato molto bello perché la location era straordinaria, era un festival peraltro molto importante. E niente, è stata una bella esperienza. Tu sei, come dire, sei coinvolto in tantissime realtà qui giù da noi in Salento. Ad esempio, una delle tue grandi collaborazioni è quella con Raffaele Casarano. Esatto, è una collaborazione e un'amicizia che dura ormai da un bel po' di anni. E praticamente siamo cresciuti insieme, quindi abbiamo registrato probabilmente quasi una decina di dischi insieme, quindi abbiamo fatto davvero tante cose, continuiamo a farlo, infatti suona anche nel mio ultimo disco. Quindi del tuo disco parleremo tra poco, intanto raccontaci qual è stato il tuo percorso, qual è stata, diciamo, la scelta e anche l'età in cui ti sei approcciato al contrabbasso. Raccontaci un po' di te. Sì, allora, diciamo, io ho iniziato la mia carriera come bassista elettrico, in realtà, perché così suonavo all'inizio il basso elettrico. Dopo un paio d'anni ho scoperto tramite una cassetta dei miei fratelli, come al solito in famiglia, la famiglia ti aiuta sempre a scoprire cose nuove, tramite una cassetta di uno dei miei fratelli che aveva una scritta tipo Jazz Renegade o qualcosa del genere, un gruppo poi che non ho più ritrovato, sconosciuto. Ho sentito questo solo di contrabbasso e mi ha ucciso, ho detto non è possibile, questo suono è fantastico, io voglio fare questo da grande. E da quel momento in poi ho cominciato a cercarmi la strada del contrabbasso, diciamo. Mi sono informato per come si potesse fare, studiare in conservatorio, eccetera. Quindi ho iniziato il percorso accademico in conservatorio e di pari passo ho iniziato anche a studiare jazz e poi il resto è venuto di conseguenza. Certo, ma è stato sempre jazz quello che tu hai suonato? In realtà no, io ho iniziato a suonare rock, suonavo i Deep Purple nella cantina come tutti quanti i ragazzini della mia età quando avevo 14-15 anni, quindi ho iniziato come tutti quanti col rock, poi sono passato al blues, piano piano ho scoperto il jazz e mi ha fatto innamorare, è diventato poi il linguaggio più vicino a me, anche se non l'unico alla fine. E ti piace sperimentare anche l'elettronica? Sì, è un buon espediente per alcune soluzioni. Io in realtà all'inizio non ero così favorevole all'utilizzo dell'elettronica, poi piano piano mi sono un pochino smussato, avvicinato a questo mondo e devo dire che adesso comincia anche a piacermi, insomma, quindi lo utilizzo sempre di più. Ti abbiamo visto su tanti palchi in questi anni, qual è stata la collaborazione che ti è rimasta più impressa? Ah, ce ne sono davvero tante, forse davvero quella con Raffaele e con Paolo Freso è stata una delle più toste. Con Raffaele perché c'è questa amicizia che ci lega da tanto tempo e quindi è davvero, a volte è come non abbiamo neanche bisogno di parlare fra di noi, la musica viene fuori proprio tranquillamente. E con Paolo perché mi ha dato una grande ogni volta che lo incontri ti dà una grande lezione su come proprio non solo su quello che riguarda la musica, ma su tutto quello che c'è intorno, su come il musicista dovrebbe vivere. E come dovrebbe vivere un musicista, Marco? Ecco, questa è una bella domanda. Il musicista dovrebbe vivere innanzitutto con la testa nella musica, sempre. Purtroppo questo non può accadere sempre per tutta una serie di motivi, di cose di forza maggiore. In molti casi il musicista si scontra con la realtà di tutti i giorni, che vuol dire scontrarsi con amministrazioni che non aiutano i musicisti a realizzare progetti, con la realtà italiana che è quella che non aiuta minimamente i nuovi talenti a emergere. I nomi che si sentono in giro nei festival sono sempre gli stessi, che sono dei mostri sacri perché erano tutti musicisti straordinari, però ci vorrebbe secondo me più spazio per i musicisti giovani, e questo purtroppo questa cosa fa sì che i musicisti giovani, piuttosto che pensare totalmente alla musica, si devono anche concentrare per cercare di trovare qualche ingaggio, per trovare un minimo di visibilità. Di
di talent scout ce ne sono tanti in giro, il problema è che non passano quasi mai da Lecce e dalla Puglia, no? Diciamo noi. Ma il problema è anche forse che non c'è veramente un management, no? Che si occupa qui da noi di distribuire gli spettacoli dei musicisti, quindi molto spesso si trovano a doversi veramente sobbarcare di responsabilità che non gli competono, tipo l'organizzazione di un evento, dalla tipografia al service. Cioè, qual è la, secondo te, il modo giusto di affrontare questa cosa? Cosa dovrebbero fare i politici se tu dovessi lanciargli una proposta, tutti quelli insomma che si occupano di cultura nel nostro paese? Ma secondo me in generale ci vuole più attenzione per la cultura, sia da parte della politica ma anche da parte del pubblico stesso. C'è questa tendenza a prendere un prodotto che si sa che funziona, e quindi si dice ok, chiamiamo il jazzista di nome, tanto ci riempie il teatro, siamo a posto, siamo tranquilli e tutto va bene. Però in questo modo non ci sarà mai un ricambio generazionale, non ci sarà mai spazio per i nuovi talenti. Quindi secondo me la cosa che deve cambiare di fondo è l'attenzione alle nuove, cercare nuove cose, nuovi musicisti che propongono nuova musica. Un po' come ha fatto Paolo Fresu con la sua nuova etichetta discografica, la Tupi. Esatto, Paolo Fresu ha fatto una grande cosa, perché creando questa etichetta sta dando spazio a nuovi talenti italiani, cosa che non accade in Italia purtroppo, perché ci sono le major, ci sono le etichette più grandi che producono jazz, che però praticamente fanno altro che speculare sulle spalle dei musicisti, sulla musica dei musicisti. Sarai tu il prossimo nome prodotto da Paolo Fresu nella Top Music? Ancora questo non si sa, siamo ancora io sono ancora in fase di produzione, questa è una cosa che non posso dire. Va bene, parlaci del tuo nuovo disco, perché sappiamo che in questi giorni sei in studio a registrare. Esatto, sì, ho appena finito la session di registrazione. Io sono molto contento del lavoro del Camillo Music, perché è venuto fuori, i musicisti hanno suonato magnificamente. Il lavoro è basato tutto su una sorta di sogno immaginario, come se fosse ambientato in una nottata, come una sorta di concept album. Ci sono questi brani che raccontano un po'. Perché era così, raccontano un po' l'immagine che io ho avuto negli ultimi anni della notte, diciamo, ma in sfaccettature differenti, in modi differenti. Ed è una notte aspra o una notte più melodica? Ci sono varie fasi della notte, come le varie fasi del sonno, e quindi anche il disco è abbastanza così, ci sono dei momenti un po' più acidi, momenti davvero molto melodici e momenti completamente aperti, senza davvero riferimenti melodici o armonici, semplicemente basato sul mondo dell'immaginario sonoro. Quali sono i musicisti che collaborano con te a questo tuo disco? Nel disco ci sono, la cosa importante che ci tengo a sottolineare, che sono tutti musicisti del sud. Ci sono Fabio Accardi alla batteria, William Greco che è un pianista molto giovane, salentino molto bravo, e poi c'è Raffaele Casarano al sax, Giorgio Di Stante alla tromba, Luca Quino alla tromba, Gianluca Ria al trombone, Marco Ancona alla chitarra elettrica, e credo di averli detti tutti. E poi ci sono io che suono, è vero. Nel tuo disco precedente c'è stata una cover, no? Che era solo per te, di Giuliano Sangiorgi, bellissima peraltro, bellissimo il tuo disco precedente in realtà, quindi abbiamo tante aspettative verso questo nuovo. Quale sarà invece la cover di questo album? In quest'album in realtà c'è anche qui una cover, in realtà è uno standard jazz che si chiama Stella by Starlight, ma è stato completamente stravolto, ho fatto un arrangiamento un po' British pop di questo standard jazz. Qual è il titolo del disco? Probabilmente si chiamerà Il Sogno. Va bene Marco, noi ti salutiamo, aspettiamo di sognare insieme a te con questo nuovo progetto discografico. Grazie a tutti, ciao.